Ok, allora io appunto mi presento brevemente, in realtà lavoro per Intesa San Paolo Eurodesk, che è una società del gruppo Intesa San Paolo che ha sede a Bruxelles e a Milano, che è stata creata nel 2007 per un duplice scopo: da un lato per sostenere le imprese e gli enti interessati ad accedere ai finanziamenti a gestione diretta della Commissione europea, quindi finanziamenti europei in particolare per progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico, e dall'altro lato per consentire al gruppo Intesa San Paolo di essere coinvolto direttamente in progetti cofinanziati dalla Commissione europea proprio sui temi della ricerca e dell'innovazione. Qui sotto vedete quelli che sono i principali temi che seguiamo attraverso appunto Intesa San Paolo Eurodesk, quindi abbiamo tutta l'area Food and Biotech, l'area Energia e Ambiente di cui mi occupo io nello specifico, ICT e Manufacturing, e poi un quarto desk più trasversale che si occupa di cooperazione con i paesi terzi e innovazione sociale, quindi giusto per darvi un'idea di quella che è la nostra struttura. Per quanto riguarda le nostre attività, in particolare sull'ambito dell'efficienza energetica e promozione delle rinnovabili, abbiamo cominciato in particolare aderendo ormai 3 anni fa a questa, forse ne avrete già sentito parlare, piattaforma pubblico-privata che si chiama Energy Efficient Building, quindi efficienza energetica applicata agli edifici, che è stata proprio lanciata e promossa dalla Commissione europea e che è sostanzialmente un'associazione che riunisce i principali attori a livello europeo, quindi parliamo di università, di centri di ricerca pubblici, privati e di imprese di grandi e piccole dimensioni, che si riuniscono e sostanzialmente decidono quelle che sono le priorità che saranno finanziate dalla Commissione europea nel medio e nel lungo periodo nel settore appunto dell'efficienza energetica, con un particolare focus su tutti gli interventi che hanno a che vedere con gli edifici. Quindi avete qui sotto insomma un elenco di alcuni dei principali partner di questa associazione, quindi come vedete ci sono partner industriali, Acciona, EDF, Philips, Saint-Gobain, e abbiamo ovviamente centri di ricerca come il Fraunhofer, abbiamo il Politecnico di Milano, insomma poi molti altri, però giusto per darvi un'idea. Quindi l'impegno è iniziato con questo. A partire da questa adesione abbiamo anche cominciato appunto, come vi anticipavo prima, a intervenire direttamente come partner in questi progetti di ricerca internazionale cofinanziati dalla Commissione europea. Qui avete un po' un riassunto di quelli che sono i 5 progetti di cui siamo partner nell'ambito appunto dell'efficienza energetica e energie rinnovabili. Come vedete il primo è proprio Veriscool, di cui oggi vi abbiamo parlato insomma estensivamente. Gli altri 4 sono sostanzialmente: uno è EC2, che è coordinato dal Politecnico di Torino ed è un grosso progetto per la creazione di un centro euro-cinese di ricerca sulle energie pulite. Poi abbiamo FC District, che invece è coordinato da una grossa impresa di costruzioni polacca che si chiama Mostostal, che ha sede a Varsavia, che invece va a studiare la realizzazione di un prototipo di quartiere efficiente sotto il punto di vista energetico, quindi va a integrare diverse tecnologie innovative non ancora sul mercato, diciamo, a questo fine. Un quarto progetto che abbiamo diciamo in svolgimento si chiama invece IAB, coordinato da un centro di ricerca olandese che si occupa appunto di energie pulite, e questo va invece a studiare come si integrano diverse fonti energetiche rinnovabili e microcogenerazione sempre da applicare agli edifici, con l'obiettivo naturalmente di ridurre i consumi energetici. L'ultimo progetto invece è quello più recente, partito da pochi mesi, si chiama Need4B, questo invece è coordinato da un centro di ricerca spagnolo collegato all'Università di Saragozza che si chiama CIRCE, e questo invece va proprio a focalizzarsi sullo sviluppo di una metodologia innovativa e facilmente replicabile per la progettazione e la manutenzione di nuovi edifici appunto a consumo energetico zero. Quindi questo solo per darvi un'idea, ecco, della nostra presenza. Cosa andiamo a fare? Noi ovviamente siamo una società di derivazione appunto bancaria, anche se non ci occupiamo poi strettamente di erogazione del credito, facciamo più consulenza, però che cosa facciamo in progetti di questo tipo, e per esempio appunto anche nell'ambito di Veriscool di cui vi abbiamo parlato prima? Beh, sostanzialmente andiamo a cercare di portare quella che è la prospettiva dell'investitore in progetti che sono progetti di ricerca e innovazione tecnologica, quindi si va a cercare di supportare
invitare i partner industriali e accademici del progetto a valutare come si potrà portare quella soluzione tecnologica che si sta studiando sul mercato, quindi quali potranno essere le modalità, le opportunità di finanziamento disponibili, ma anche e soprattutto capire l'utente finale, il potenziale cliente, per esempio nel caso appunto degli edifici scolastici, le amministrazioni pubbliche e locali, per esempio, come prendono le loro decisioni anche proprio dal punto di vista economico, quindi che tipo di vincoli hanno, come organizzano le loro procedure di gara, come scelgono una tecnologia piuttosto che un'altra. Quindi cerchiamo di introdurre, diciamo, degli elementi di natura più economica e di business all'interno di questi progetti che hanno una caratterizzazione molto tecnologica. Vi darei adesso, cerco di essere sintetica, giusto una carrellata, siccome abbiamo tirato spesso in ballo il tema delle fonti di finanziamento, delle opportunità di finanziamento disponibili proprio per portare avanti tecnologie di efficienza energetica innovative. Allora, partirei proprio, visto che abbiamo parlato finora di progetti europei e programmi di finanziamento europei, di quelli che sono i finanziamenti a fondo perduto, quindi le sovvenzioni che la Commissione europea mette a disposizione proprio per progetti di ricerca, soprattutto anche progetti pilota e dimostrativi in ambito energia. Su questo tenete conto che per il periodo attuale, in particolare 2007-2013 per la programmazione in corso, sono disponibili, direi principalmente, il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, che è questo programma di finanziamento europeo che va proprio a finanziare progetti internazionali di ricerca e innovazione portati avanti da imprese in collaborazione con enti appunto pubblici e privati, università e centri di ricerca. Qui c'è stato un budget veramente sostanzioso, oltre 50 miliardi di euro a supporto di questi progetti, di cui, se non erro, 4,1 erano interamente destinati alla tematica energia, per cui senz'altro questo è uno dei filoni più sostanziosi. Poi abbiamo, per esempio, giusto così per darvi qualche riferimento, il programma Intelligent Energy Europe, che invece è un programma che va a finanziare non tanto attività di ricerca e innovazione quanto piuttosto campagne di informazione, di sensibilizzazione, anche di networking sui temi appunto dell'efficienza energetica, con un budget naturalmente più ridotto perché parliamo di interventi appunto più di sensibilizzazione, non veri e propri progetti di innovazione tecnologica, quindi 730 milioni disponibili complessivamente sul periodo 2007-2013. E poi l'ICT Policy Support Program, che è proprio quello che ha finanziato, che sta cofinanziando il progetto VeriSchool, che va invece a sovvenzionare sostanzialmente progetti pilota in ambito ICT che consentano di portare sostanzialmente sul mercato tecnologie che sono già state validate dal punto di vista tecnologico, ma che per barriere ancora esistenti o che devono ancora essere integrate e ottimizzate per poter diciamo raggiungere poi il mercato. Ecco, tenete solo conto che queste opportunità saranno in qualche modo, ecco, subiranno una trasformazione a partire dal 2014, perché nella fase 2014-2020 si aprirà proprio una nuova fase di programmazione dei fondi comunitari e quindi qui avremo, diciamo, la partenza di un nuovo programma quadro che si chiamerà Orizzonte 2020, nel quale confluiranno tutti gli strumenti che vi ho citato sopra. Attualmente questo programma è in via di preparazione, però sappiate che è stato proposto un budget complessivo di 80 miliardi di euro, quindi saranno veramente risorse importanti a fondo perduto, quindi che la Commissione europea sulla base di bandi competitivi andrà ad assegnare, e questi sono soldi che vanno a coprire il 75% in media dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto appunto in forma di sovvenzione, per cui assolutamente interessanti sia per le imprese che anche per gli enti pubblici, le università. Un'altra iniziativa di cui senz'altro avete sentito parlare, ma che mi sembrava corretto citare in questo contesto, è quella dei bandi connessi all'iniziativa Smart Cities. Smart Cities è un'iniziativa che è stata lanciata nel 2009 su impulso proprio della Commissione europea,
che sostanzialmente si è proposta di andare a selezionare un gruppo di 25, massimo 30 città europee che dovranno caratterizzarsi per progetti all'avanguardia in tutto ciò che riguarda, diciamo, l'ambito del risparmio energetico e della riduzione dell'impatto ambientale. Qui un ruolo chiave dovrà essere svolto proprio dagli enti locali, anche in, diciamo così, coerenza con quanto diceva la persona della regione prima, cioè questo impegno, questo ruolo di dimostratori che gli enti pubblici, di dare il buon esempio che gli enti pubblici dovranno avere in quest'ottica. Ci saranno quattro principali ambiti d'azione: uno è proprio quello del retrofitting, il rinnovamento dei vecchi edifici e la costruzione di edifici nuovi a, appunto, zero emissioni energetiche o addirittura in grado di restituire energia. Poi c'è tutto l'ambito dei sistemi di riscaldamento e condizionamento innovativo, tutto l'ambito delle cosiddette smart grids, quindi reti di distribuzione energetica intelligenti, contatori intelligenti, quindi sistemi ICT connessi alle reti di distribuzione elettrica, e poi tutta la parte di mobilità urbana, quindi veicoli ibridi, veicoli elettrici, porti a basso impatto ambientale e quant'altro. Quindi queste sono le macro aree d'azione. La cosa interessante è che, connessa a questo, diciamo, a questa iniziativa europea, stanno scaturendo diversi bandi di finanziamento. Di nuovo parliamo di finanziamenti a fondo perduto. Non solo a livello europeo, dove sono stati già pubblicati due bandi, di cui uno nel 2011 che ha avuto circa 80 milioni di euro a disposizione, e uno è aperto attualmente, si chiude il 4 dicembre con una dotazione di addirittura 209 milioni di euro, quindi insomma sono risorse abbastanza interessanti. Ecco, la cosa interessante da sottolineare è che lo stesso approccio viene replicato anche a livello nazionale, quindi il Ministero, il MIUR, il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, ha già bandito e già chiuso due bandi proprio su queste tematiche nel 2012, un primo dedicato specificamente alle quattro regioni del Sud, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e il secondo con circa 655 milioni disponibili che si è chiuso ad inizio novembre, destinato alle restanti regioni italiane. Quindi questo è assolutamente un macro tema, un'iniziativa da tenere d'occhio per chi ha, appunto, progetti dimostrativi che rientrino nell'ambito efficienza energetica e rinnovabili, perché sicuramente sarà un filone su cui anche nei prossimi 7 anni, insomma, continueranno a esserci bandi di finanziamento di derivazione europea e nazionale aperti. Un altro strumento forse meno conosciuto, ma di cui, per esempio, se non ricordo male, Modena ha anche beneficiato, è Elena. Qui ci riferiamo invece al mondo della Banca Europea degli Investimenti. Di che cosa si tratta? Questo strumento, Elena, sta per European Local Energy Assistance. Sostanzialmente si tratta di uno strumento di, anche qui parliamo di sovvenzione, quindi sovvenzione pura, di grants, che vengono concessi sostanzialmente per supportare le autorità locali, quindi comuni, regioni, province, nel predisporre dei programmi, dei pacchetti di intervento, appunto, nel settore dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. Quindi questo è uno strumento di, come si dice, assistenza tecnica, quindi non va a finanziare progetti di ricerca, di innovazione, ma piuttosto tutto quello che è propedeutico ad aiutare l'ente locale nello strutturare il proprio piano, appunto, di efficienza energetica. Quindi pensate agli studi di mercato, gli studi di fattibilità, piani economico-finanziari, realizzazione di audit energetici, ma anche per esempio un supporto legale nella preparazione delle procedure di appalto e nella definizione degli schemi contrattuali coi fornitori, quindi assistenza tecnica. Anche qui le aree tematiche prioritarie diciamo, ripetono sostanzialmente quelle che abbiamo già visto in Smart Cities, quindi tutto ciò che è riduzione dell'impatto energetico nell'edilizia pubblica e privata, inclusa l'edilizia sociale, tutto ciò che è l'integrazione delle fonti di energia rinnovabile nell'ambiente edilizio, quindi pannelli fotovoltaici, generazione di insomma, elettrica a biomassa e quant'altro, e tutto ciò che riguarda anche investimenti nella creazione di nuovi impianti di riscaldamento e condizionamento innovativi, e poi tutto quello che afferisce al trasporto urbano sostenibile.
In questo caso le domande, non ci sono dei bandi, quindi la procedura è diversa rispetto a quella dei programmi a cui vi ho accennato prima, per i quali occorre presentare delle proposte in risposta a bandi pubblicati dalla Commissione europea. Qui invece si vanno a presentare delle domande direttamente alla Banca europea degli investimenti, che sulla base sostanzialmente del principio del primo arrivato prima servito va a concedere queste sovvenzioni, naturalmente nei limiti di un certo budget che annualmente viene stanziato per questo tipo di iniziativa. Prima qualcuno aveva citato anche la possibilità di fondi di garanzia pubblici che vadano a far leva per anche i capitali privati. Ecco, allora vi cito un'esperienza recentissima a livello europeo, non italiano, ma a cui possono attingere anche imprese ed enti italiani. Sto parlando dello European Energy Efficiency Fund. Che cos'è? Sostanzialmente è un nuovo strumento finanziario, qui parliamo di un vero e proprio fondo con capitali pubblici e privati. Questo è stato promosso di nuovo dalla Commissione europea, viene gestito dalla Banca europea degli investimenti insieme a Deutsche Bank e per l'Italia la Cassa depositi e prestiti, quindi noi siamo, diciamo, direttamente rappresentati anche proprio con una quota di partecipazione attraverso la Cassa depositi e prestiti. L'obiettivo di questo fondo è andare a sostanzialmente finanziare grossi progetti di efficientamento energetico portati avanti da amministrazioni pubbliche o comunque da diciamo società che forniscono servizi energetici alle amministrazioni pubbliche, quindi ESCO, municipalizzate, utilities e quant'altro. In questo caso non parliamo più naturalmente di sovvenzioni di fondo perduto, parliamo di strumenti di debito, parliamo di partecipazioni anche nel capitale eventualmente, no? Però la cosa interessante è che è uno strumento che nasce proprio con lo specifico target di andare a supportare investimenti che riguardino il risparmio energetico negli edifici pubblici principalmente, ma anche privati. Quindi qualche esempio di possibile intervento che può essere finanziato, per esempio la creazione, insomma, tutto ciò che afferisce alla produzione combinata di elettricità a calore, la microcogenerazione, ma anche la modernizzazione per esempio delle infrastrutture di illuminazione pubblica, quindi la sostituzione magari dei vecchi impianti con illuminazione a LED o quant'altro. Tenete presente che questo fondo può agire sia direttamente per investimenti che oscillano tra i 5 e i 25 milioni di euro, quindi grossi pacchetti di intervento, che indirettamente attraverso banche e istituti di credito intermediari che possono, diciamo, coprire invece progetti di dimensione più ridotta. Chiaro che vi do degli input, poi ogni strumento ha le sue caratteristiche, però giusto per renderci conto di che cosa è già disponibile, visto che poi insomma i finanziamenti magari a livello nazionale sono abbastanza ridotti in questo momento. Chiudiamo giusto, sì, tornando invece a quelle che sono le modalità più tradizionali, quindi come avviene invece quando appunto l'intervento di efficienza energetico viene sostanzialmente finanziato da un'istituzione finanziaria più tradizionale, no? Allora in questo caso, questo è il caso più semplice, che è l'indebitamento diretto dell'utente finale, quindi sostanzialmente il caso della municipalità, del comune che decide appunto di acquistare da un fornitore di tecnologia un pacchetto di servizi o comunque di interventi energetici chiave in mano, e per farlo si va a indebitare chiaramente presso un'istituzione finanziaria. In questo caso naturalmente dovrà rimborsare il prestito e pagare il servizio del debito, e questo insomma è un modello che conoscete tutti, direi assolutamente banale. Il quale sta però, al quale si sta affiancando questo modello invece un pochino più nuovo, che però in Italia è ancora tutto sommato abbastanza poco diffuso, che è l'indebitamento indiretto dell'utente finale attraverso una ESCO che fa da intermediaria. Cosa succede? Il meccanismo non è così complesso, sostanzialmente in questo caso l'utente finale, quindi ad esempio il comune, acquista dalla ESCO un pacchetto appunto di servizi, di interventi energetici chiave in mano, la ESCO si ripaga attraverso i risparmi energetici conseguiti, ma per poter avviare questo pacchetto di servizi si indebita con un'istituzione finanziaria, quindi sostanzialmente la ESCO si frappone a metà tra il comune e la banca, ecco.
Come mai, forse ne abbiamo già parlato insomma in vari casi, come mai è ancora un modello poco diffuso? Quindi adesso parliamo proprio del tema del finanziamento appunto di questo tipo di interventi. Ci sono diverse barriere, quindi ne abbiamo citate insomma alcune. Sicuramente uno dei temi che i miei colleghi poi del gruppo insomma segnalano più spesso è il fatto che soprattutto per le tecnologie innovative di efficienza energetica è ancora molto difficile determinare con sufficiente sicurezza il flusso di risparmi energetici generati. Ora, chiaramente l'investitore mette a disposizione il capitale se ha in ritorno un flusso di cassa, cioè ha dei ritorni sicuri nel tempo e prevedibili. Ora, questo è possibile per esempio ormai al 100% nel caso del fotovoltaico. Nel caso di altre tecnologie purtroppo non siamo ancora arrivati ad avere metodologie comuni e standardizzate per misurare questi risparmi, per cui il lato dell'istituzione finanziaria questo può essere penalizzante. E poi senz'altro, se parliamo sempre di tecnologie innovative come potrà essere il navigatore di Veriscool o quant'altro, altri temi sono magari i tempi di ritorno dall'investimento, che sono ancora magari troppo lunghi per poterli inserire in un piano finanziario sostenibile, così come anche magari investimenti iniziali, cioè un costo d'acquisto ancora magari troppo elevato per poter essere supportato poi dal cliente finale, sia che questo sia un privato che sia insomma un ente pubblico. Direi sostanzialmente questo, ecco, queste sono le cose principali. Vi lascio qui, avete indicazione del nostro sito internet, se vi interessa tutto l'ambito appunto dei finanziamenti di derivazione europea, qui trovate anche proprio un riassunto di quelli che sono tutti i bandi aperti, quindi se vi interessa approfondire troverete insomma informazioni su come si accede a questi bandi, su quelle che sono le scadenze, la dotazione finanziaria e quant'altro. Direi basta, se avete domande insomma sono a disposizione.